la vostra vita, il vostro essere e il vostro vissuto. È una cosa molto molto carina e ci torna utile. Perché? Perché vedendo il filmino molte persone potrebbero interessarsi ai nostri problemi, che sono tantissimi, e voi li sapete. Grazie. A me spetta il compito di ringraziare appunto Armandepino, il sindaco, che è sempre vicino alla casa, è sempre affettuoso con noi, sono l'unico rappresentante delle istituzioni che si preoccupa di noi perché gli altri sono latitanti, e a voi tutti quanti veramente un grazie, grazie per essere qui. Adesso vi lascio la proiezione e dopo magari ci intratteniamo per parlare dei problemi. Grazie. Manchino dei giardini si può dormire, perché a rivederci da vicino misurare le gocce per una latina di chi senza la carezza il vecchio mondo. Ho dovuto combattere abbastanza mente che loro già lo sanno. E sto combattendo, non so più, perché io non ho avuto tanta amarezza con l'altro. Mia mamma si è abbandonata, mio padre faceva un guardiano. Ma siete stati bravissimi, dov'è Peppino? Siete stati straordinari, veramente una poesia. Io mi vergogno da morire, ecco, perciò lascio immediatamente il microfono, ma il mio dovere è ringraziare voi e tutti gli ospiti gentilissimi che hanno accettato il nostro invito e sono qui con noi. Adesso, mentre gli anziani cenano di qua, noi vi offriamo un bel pezzo di pizza di là. Grazie. Sulle panchine dei giardini succhiano fili d'aria, un vento di ricordi, il segno del cappello sulle teste da pulcini, i vecchi mezzi ciechi, i vecchi mezzi sordi, i vecchi che si adannano alle bocce, mattine lucide di festa che si può dormire, gli occhiali per vederci da vicino a misurare le gocce, per una malattia difficile da dire, i vecchi tosse secca non dormono di notte, seduti in pizza o letto a riposare la...